In questo video vedremo come effettuare correttamente la prova di abbinamento fra un Blue Line Joystick Bluetooth e un sistema operativo tipo iPad iOS. Per prima cosa, assicuratevi che il Blue Line Joystick sia attivo e che il LED lampeggi. Affinché ci sia questa situazione, assicuratevi che il Blue Line Joystick sia carico e premete uno dei tre pulsanti al di sopra di esso. A questo punto, sull'iPad, entrare in impostazioni, accessibilità, tocco, assistive touch e assicuratevi che l'assistive touch sia attivo, dispositivi, dispositivi Bluetooth e attendere finché il sistema non riconosce il joystick. Toccate il nome del joystick, del dispositivo, e attendete fino a che non apparirà la scritta connesso. A questo punto andate indietro e semplicemente uscite da tutto. Il joystick è correttamente abbinato.